13 topi nell'istituto, nel liceo linguistico Pestalozzi di San Severo. Come siete intervenuti? Allora, stamattina io ho ricevuto una telefonata dal mio collaboratore che lavora a via Vecchia Foggia, e con la quale mi avvertiva che avevano avvistato dei topi nel corridoio e in alcune aulette. Io prontamente ho detto di controllare tutti gli altri locali, e contestualmente ho chiamato il servizio ASL di San Severo, che nella persona di Emilio Francesco sono intervenuti quasi immediatamente. Alle 8:30 erano già a scuola. Contestualmente, constatata la situazione di gravità dovuta al ritrovamento non solo dei topi ma anche degli escrementi, ho, su mia personale responsabilità, ho emanato una circolare di chiusura per oggi e domani della scuola, una sospensione delle lezioni perché i professori prendono servizio nella sede centrale, e contestualmente abbiamo contattato una azienda specializzata per la derattizzazione, che nel pomeriggio procederà, e quindi per 2 giorni chiuderemo la scuola, e quindi venerdì sarà operativa perché abbiamo bisogno di far pulizia per una questione igienica. Oltretutto abbiamo anche chiamato nuovamente la provincia, che è responsabile delle scuole superiori della nostra città, perché già alcune settimane fa avevamo fatto una richiesta. Lei in che data aveva fatto richiesta per la derattizzazione? Sì, io in data 30 ottobre 2015 avevo fatto una richiesta formale di intervento urgente del plesso di via Vecchia Foggia per derattizzazione e disinfestazione dei locali, e chiaramente alla data attuale ancora non è intervenuto nessuno.